sicuramente è un giorno speciale per noi oggi, un giorno in cui abbiamo raggiunto un accordo con il Torino che ci legherà al Torino Calcio per 3 anni e speriamo ancora di più. Teodoro Coppola, una persona squisitissima, preparato, sicuramente ci aiuterà moltissimo in questo percorso di crescita. Parte quest'oggi un grandissimo progetto. Il Cretarossa è stato scelto tra le pochissime squadre del territorio nazionale ad affiliarsi al Torino. Da dove nasce questa idea e perché mai appunto il Cretarossa è stato scelto tra le tantissime società? Comunque, già come è stato detto prima in conferenza, c'è un'amicizia profonda che lega Sandro Papa con Teodoro Coppola, quindi non voglio dire che è stato un vantaggio, però insomma è stato comunque un punto di partenza. Punto di partenza credo che poi comunque si sia comunque ampliato alla visita qui di Teodoro Coppola qualche mese fa, qualche mese or sono, di cui ha visto e ci ha conosciuto tutto lo staff di Sandro Papa e mio, e quindi ha valutato comunque le persone, l'impianto e ha deciso di questa grandissima affiliazione con il Torino Calcio, che ci rende sinceramente orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto in un anno insieme con Sandro. Questo è un punto di arrivo ma anche nello stesso tempo di partenza, un piccolo excursus dal passato. Gianluca Tommasi parte in prima persona, in prima linea, 3 anni fa con il progetto dell'Airclima Anzio Lavinio. Dopo un anno la fusione e l'incontro con il Cretarossa per l'Airclima Cretarossa Nettuno. Passa un altro anno con l'inserimento di Alessandro Papa, un grande rapporto tra voi due, e adesso con la nuova denominazione Cretarossa Nettunia. Quanto orgoglio c'è da parte sua? Io adesso non vorrei tanto vantarmi o elogiarmi sul mio percorso calcistico. Breve, però devo dire intenso, hai già spiegato tu, ti sei dimenticato gli amatoriali però. Quindi partiamo ancora un anno prima, tu ci hai seguito, quindi hai fatto un excursus praticamente preciso. Siamo partiti con l'amatoriale, passando poi per la terza categoria all'Anzio Lavinio, di cui ringrazio ancora una volta Franco Rizzaro per l'apporto che ci ha dato. Poi ci hanno chiamato diverse realtà del territorio, Daniele, non sto qui a fare i nomi, per il lavoro svolto da me e dal mio staff. Ci hanno chiamato e fino a che ci ha chiamato la famiglia Iardino con il Cretarossa. Io mi sono affiancato da Sandro Papa, persona che ringrazio ancora tutt'oggi per le sue idee, per la sua umanità, per quello che fa anche per il sociale, per lo stesso per la città di Nettuno che stiamo facendo. Quindi insieme a Sandro Papa abbiamo fatto il percorso insieme con l'Airclima Cretarossa Nettuno, che adesso è stato cambiato come denominazione a ST Cretarossa Nettunia. E adesso questo rapporto con il Torino, grandi parole di grande importanza tra l'altro da parte di Teodoro Coppola per quelli che sono i valori importanti di questo progetto, mantenendo l'indipendenza nella quotidianità dei vostri formatori, ma attraverso un'impronta importante del Torino, inseguendo quali principi, quali valori etici? Sicuramente i valori basilari sono quella della crescita dei ragazzi, di cui noi comunque, io per primo penso di con Sandro, è quasi un vanto, è quasi una missione per noi. Queste cose Teodoro Coppola e il Torino Calcio in primi l'hanno comunque condivise appieno, anche perché è un loro progetto curare i bambini e far crescere i bambini in una dimensione sia sociale e sia poi sportiva, che possa essere calcistica o quant'altro. Teodoro comunque sia, ha già detto quasi tutto lui, ha spiegato le normative e le direttive che il Torino Calcio adotta. Noi ci troviamo pienamente d'accordo, gli istruttori lo stesso faranno questo percorso insieme a noi, gli istruttori comunque seguiranno le linee guida del Torino, ma comunque anche mettendoci del proprio insomma. Allora, c'è tanto orgoglio ma si guarda anche già verso il futuro. Allora, se dovesse scegliere un obiettivo tra i tanti, uno step, una mission da raggiungere, quale sceglierebbe? Ce ne sono ancora tanti, insomma, non ho fatto tantissimo io nel mio percorso, però ce ne sono tanti.
A me sinceramente, Daniele, interessa la crescita concreta e sostanziale del gruppo Creda Rossa Nettunia. Per me questa è una soddisfazione che comunque sia, penso comunque al gruppo, ai ragazzi, alla società stessa. Secondo me questi sono gli obiettivi principali della società.